In questo modo non sei di nessun aiuto ad Alex. Quindi voglio vedere più grinta, più energia. Che cosa fai? Stop! Più palle! Sembri un castrato! La regola aurea della sala è che il maître controlla il personale. Che cazzo stai facendo, brutto idiota? E non il contrario. Perché quel piatto non... Ah, stop, non va bene. Insomma, più incazzato, Kevin. Perché cazzo stai portando questi piatti al tavolo 6 invece che al tavolo 7? Sei un coglione. Sei un coglione, non sai leggere l'ordine appeso in cucina? Eccellente! Kevin deve ottenere rispetto. Il capo è lui e devono saperlo tutti. Solo così potrà gestire il ristorante. Bravo, hai ritrovato i tuoi coglioni. Ok. Ancora. Sì. Che cosa stai facendo, brutto idiota? Dove hai quel cazzo di cervello? Nel buco del culo? L'altra sera Alex aveva un aspetto orribile. Gordon avrà un motivo in meno per lagnarsi di me, sperando che apprezzi. Non me la dai a bere, mostrami le unghie. Guarda che schifo. Ti voglio immacolato. Devi risollevare la tua immagine, deve essere più adatta. Può fare qualcosa? Sì, vediamo. Stia attenta perché morde. Con l'aspetto di Alex va migliorato anche il menù. Alex mi dice che non mangia frutta fresca, verdura e pesce. Se vuol far funzionare il suo locale, occorre che sviluppi il senso del gusto per preparare cibi decenti. Bendate gli occhi. Ho messo il pesce spada nel menù e voglio che Alex scelga la pasta con cui servirlo. Sembra anche più giovane senza pizzetto, sai? La prima non è male. Il nostro test ha inizio. Apri, grazie. Ottimi spaghetti. Kevin? Penso sia in bianco, forse al pesto. Forse al pesto. Basilico, mandorle. Dite? Siete lontani anni luce. Ma passiamo al secondo test. L'ingrediente si riconosce dall'odore. Spezie fresche e olio d'oliva. Qui riconosco le spezie fresche. Spezie fresche? Interessante, non essiccate? Non male. Infine, qualcosa che ho trovato curiosando nella dispensa. Questa è un po' piccante. Allora? È buonissima. Si sente il pomodoro. Un po' più piccante, ma molto buona. Quale di queste tre paste servireste col pesce spada? Direi l'ultima. L'ultima. Anch'io, l'ultima. Ma porca puttana. Il gusto di Alex è stato rovinato dalle salse artificiali. L'ultima erano spaghetti istantanei. Solo un po' piccanti? Spaghetti confezionati. Devo dargli una bella svegliata. È un modello cui aspirare. Da quando lo conosco, ha incolpato tutti tranne se stesso del suo insuccesso. L'ho portato da un suo concorrente, che in 14 anni si è fatto un nome proponendo semplice e genuina cucina italiana. Lo chef è qui fin dai tempi dell'apertura. Francesco. Buongiorno. Tutto bene? Piacere. Alex ha un localino di cucina italiana moderna. Sì. Italiana per finta, io direi. Comunque, vorrei farti notare una cosa importante, Alex. Questa cucina è più piccola della tua. Per cucinare non servono grandi spazi. Vedo una sola cucina. Il segreto della vera cucina italiana qual è? La semplicità e la freschezza degli ingredienti. È tutto. Roba confezionata? No, niente roba confezionata, né congelata. Né congelata? Stiamo preparando maialino al forno. Ah, magnifico, maialino. Molto semplice. Rosmarino, aglio, semi di finocchio. Buono. E come lo servite? Con patate arrosto. È un sugo molto leggero. E usate la besciamella? No. Sono qui da 5 minuti e già muoio di fame. Grazie. Voglio che Alex senta la differenza tra i suoi ravioli congelati e ciò che è degno del nome di cibo italiano. Assaggia questo. Ecco. È squisito, davvero. Ha un ottimo gusto, non c'è che dire. Semplice. Ti si attacca al palato? No. No, c'è la mostarda, burro e salvia. Tu ne saresti capace?
Certo che sì. Ma vuoi farlo o no? Voglio farlo. Sto forse perdendo tempo. No, per niente. Vedrai una bella differenza. Negli ultimi 2 giorni ho aperto gli occhi sulla situazione e ora sono concentrato sull'obiettivo. Far andare le cose come devono andare e risolvere tutti quanti i miei problemi. Sono un po' in ansia. Ho paura che la situazione ti sfugga di mano. Andrà tutto benissimo. E se invece tu non ti svegli e non funziona? Mi sveglierò. Mi sveglierò e ce la farò. Lo spero per te, ma non ci credo. E te lo dico perché tu mi smentisca. E io ti smentirò. Francesco, lei si ritiene un grande chef? Bella macchina. Le piace? Asservi la targa. La vuole? Quanto ci offrono? L'auto? No, intendo la targa. 2006. 2600 euro. A lei interesserebbe? No. No? No. Lei è un famoso chef. Sì. Ma non la userebbe? No. E allora tu che cazzo te ne fai? È da una settimana che targa e automobile sono in vendita. Speriamo di trovare un acquirente. Ah, merda. Non è ancora stata venduta. Speravo di concludere oggi, magari ribassandola un po'. Non è esattamente quel che sperava Alex. La lanterna ha bisogno di un immediato restyling. E voglio dimostrargli che non occorre spendere un sacco di soldi. Gli interni sono stati curati da Emily, la sua ragazza. E con una muratura in stile rustico. Ma sulla base degli hotel di dubbio gusto che ha frequentato quando lavorava come hostess. Con 2 barattoli di vernice possiamo togliere al locale il look stantio da trattoria anni 80. Charles, attenzione a quel che tocchi. Sì, dalle ascolti. Di chi è il locale? Tu o di Alex? Di Alex, no? Il tuo gusto, Emily, è orrendo. Stavolta non devi avere alcuna voce, capitolo, nelle fasi di decorazione. Non ti fidi per il colore? Non è questione di fiducia, dobbiamo agire per un miglioramento radicale. Emily vuole colonne chiare. Devi decidere tu. Devo dire che a me piacciono scure. Non ti offendi, vero? Domani sera è il primo compleanno della lanterna. Una perfetta occasione di rilancio. Ma perché tutto funzioni, l'impegno di Alex in cucina deve essere totale. La zuppa fatta in casa è entusiasmante. Chi pensa alla cucina italiana, pensa a ingredienti genuini. Ho rimpiazzato l'orrendo minestrone con la zuppa di fagioli alla toscana. E rivediamo il menù. Leggilo tu, Aldona. Ho ridotto il menù da un poema di 3 pagine a una sola facciata, con piatti sicuramente genuini, cucinati da Alex. Guarda che colore. Che mi dici dei prezzi? Ho abbassato i listini. Qualità al giusto prezzo, un concetto che Alex dovrà imparare. Da qui puoi trarre 15, 20 porzioni di zuppa, 6 euro l'una, per un totale di 120 euro. E non impieghi più di un quarto d'ora a prepararla. È chiaro? Voglio che Alex trasformi la serata in un successo. Allora, via questa. Avete visto com'è elegante? Bianca. Che dici, Gavin? Sì, è molto meglio. Le tovaglie di carta non costano molto e le decorazioni sono opera di una scuola d'arte. Che dici, Alex? Mi piacciono molto. Un gran lavoro. Assolutamente. Per l'occasione il locale sarà stracolmo. Alex dovrà costruirsi una nuova reputazione. Ok, ci siamo. Nuovo menù, un sacco di ingredienti freschi e appetitosi e sala rinnovata. Muovetevi con molta grazia e fate le cose con passione e amore, come se fossero per voi, ok? Per la lanterna è l'ultima possibilità. Zuppa toscana, semplice. Se Alex e la sua truppa seguono i miei consigli, la serata potrebbe trasformarsi in un vero successo. E il menù contiene un impegno scritto. Oggi, primo anniversario della lanterna, Alexander Scott promette di non usare più il forno a microonde e le salse confezionate. Non sto scherzando, cazzo, mi avete capito? Sì? Bene. Sì. Pronti? Buona fortuna. Spero solo di non fare casino stavolta, di non commettere errori. Voglio che vada tutto bene, che Gordon mi dica bravo Alex, oppure ok, non vedo l'ora. Stavolta Alex ha tutte le carte in regola per fare bene, ma ce la farà? Che ne so. Allora, una salsiccia, una zuppa e poi un pollo e 2 pesci spada. Sì, capo. Sì, capo. Molto bene.
Senza fretta. In sala c'è anche qualche autorità locale. Ma appena le ordinazioni aumentano... Una zuppa e... L'inettitudine di Alex inizia a riemergere. Due salsicce? Sì. Ragazzi, calma e concentrazione. Va bene preparare il sugo, ma poi passa subito ai piselli, no? Al tavolo 13 sollecitano gli antipasti. Le verdure sono pronte? Ho 8 patate. Per quando? Non lo so. State calmi. Come va in sala? Bene. Sì? Sì. Che dicono del cibo? Ah, non lo so. Sono qui da circa un'ora e mezzo. Il servizio è lento. Non mi definirei un cliente soddisfatto al momento. Un'ora e un quarto d'attesa per un'oliva. C'è un vantaggio. Fra poco ordineremo la colazione. Porca... Qui è un casino. Alex è già in crisi al primo ostacolo. Lo vogliono freddo? Alex, parla ad Aldonna. Mi sento un po' perso al momento. Sì, lo so. Lo capisco, però devi mantenere la massima, massima, massima calma. Aldonna, rivediamo la lista, così non faccio casino. C'è solo un uomo che può tirarci fuori dai guai e salvare il nome della lanterna. Chiama Gavin. Prendi il parmigiano, Gavin. Siamo nella merda, è palese. È una serata importante, la tipica serata in cui si è nella merda. Quindi, quante linguine vogliono? Non molte, anzi nessuna, credo. Nessuno le ha ordinate, vero? Allora sta a sentire. Ci occorrono ordinazioni di linguine perché si preparano in fretta e si decongestiona il lavoro in cucina. E ricordati il minestrone. Dipende da te, chiaro?